Martedì 20 settembre, nella chiesa di Pieve di Soligo, è stata compiuta la riesumazione del corpo del venerabile servo di Dio Giuseppe Toniolo, che sarà proclamato beato nella primavera prossima. Giuseppe Toniolo è stato un economista e sociologo, tra i principali artefici dell'inserimento dei cattolici nella vita politica, sociale e culturale della nazione italiana. Fratelli e sorelle, in un momento di preghiera e di fede, procediamo all'esumazione delle spoglie mortali del venerabile servo di Dio Giuseppe Toniolo in vista della sua beatificazione. Lo facciamo, come dicevo, in un momento di fede e di preghiera. Non è un atto puramente burocratico, non è un atto puramente tecnico. È un atto in cui noi ringraziamo il Signore per il dono di questo servo di Dio, Giuseppe Toniolo, riconosciuto nella sua santità dalla Chiesa. Queste le parole del Vescovo Monsignor Corrado Pizziolo all'inizio della celebrazione religiosa, alla quale hanno partecipato il postulatore della causa di beatificazione, Monsignor Domenico Sorrentino, il Vescovo Emerito di Vittorio Veneto, Monsignor Alfredo Magarotto, il Vice Postulatore, Monsignor Massimo Magagnin e numerosi sacerdoti. Jesus, we reverence your name, Togliete la pietra e procedete all'esumazione del venerato corpo del servo di Dio Giuseppe Toniolo, laico e padre di famiglia. Martedì 20 settembre, una giornata molto importante, una giornata storica per la comunità di Pieve di Soligo e non solo. Certo, aspettavamo questo momento proprio per verificare dove si trovava veramente la salma del venerabile. E con sorpresa non l'abbiamo trovata nel sarcofago visibile, ma dentro sul muro della chiesa, perché quando l'hanno portata qui nel 1940 non era ancora venerabile, non era ancora servo di Dio, e allora hanno dovuto metterlo nel muro. C'era una grande preoccupazione in noi, prima di tutto di levare quella pietra posta sopra il sepolcro che pesa più di 5 quintali, quindi organizzare in modo che potesse essere tolta abbastanza così celermente. Poi la sorpresa di vedere come si poteva trovare questo venerabile dopo tanti anni che era a posto. Quindi il pensiero che fosse mummificato, che fosse ridotto eccessivamente male da non poter recuperare le reliquie. E questo che abbiamo fatto era doveroso, perché in vista della beatificazione bisognava vedere, ecco, e fare anche delle reliquie. Quindi l'operazione poi è risultata davvero un momento molto bello, eccezionale, perché in un clima di preghiera e anche di attesa c'era una suspense in quel momento. Jesus. Le operazioni di esumazione, seguite su uno schermo da circa 300 fedeli, sono proseguite per oltre un'ora. Doveva essere a porte chiuse tutto quanto, però abbiamo cominciato a pensare il Comitato Nazionale, il Comitato Diocesano per la Beatificazione, poi questi vescovi che dovevano essere loro a presiedere
e verificare tutto quanto. Poi naturalmente abbiamo passato il consiglio pastorale, il consiglio degli affari economici, c'era un'attesa e poi anche tante persone impegnate e desiderose di partecipare a questo momento. Sopra la cassa è stata trovata l'immagine del venerabile Giuseppe Toniolo con alcune parole che sono difficilmente leggibili. Figura di Giuseppe Toniolo per noi è straordinaria perché non solo per le sue idee riguardo alla sociologia, all'economia, alla politica, le sue idee che hanno fatto sorgere l'Azione Cattolica, la FUCI, l'Università Cattolica e tutto il movimento dei cattolici insomma impegnati nel sociale. Ma non lo guardiamo soltanto da quel punto di vista di grande, ecco, per tutta l'umanità, non solo per l'Italia, perché ha avuto queste idee che poi sono entrate anche nella Encyclica Rerum Novarum, ma noi lo sentiamo un po' più vicino a noi perché lui ha sposato una di Pieve di Soligo, la Maria Schiratti, ha sempre desiderato essere qui, quando aveva il tempo libero veniva perché aveva la casa qui, aveva i parenti qui. E poi ha voluto essere sepolto qui a Pieve. Per noi, ecco, cresce la conoscenza, ma soprattutto la devozione, avendolo come modello, come papà, come sposo, e ecco, nella sua famiglia. Stiamo proprio valorizzando la santità del quotidiano, dei padri di famiglia, delle madri di famiglia con i loro figli. Ha avuto 7 figli, 3 sono morti da piccoli, e 4 sono cresciuti, hanno avuto vocazioni diverse, quindi proprio lo vediamo come vicino a noi, come esempio insomma per le nostre famiglie, ed è per questo che la nostra prima cosa che abbiamo pensato è quella di benedire le famiglie sullo stile del Toniolo, di invitare i genitori a fare un segnetto di croce sulla fronte dei loro figli alla sera, prima di metterli a letto, di pregare insieme alla famiglia e poi anche di dire come lui viveva di fede, la sua preghiera, l'Eucaristia quotidiana, e quindi a quel tempo era davvero straordinario perché nella comunione non è che si facesse così spesso, e quindi lo vediamo vicino a noi e di esempio per le nostre famiglie e soprattutto, ecco, lasciatemi dire, una soddisfazione grande per la comunità perché lo sentiamo come mediatore di grazie dal momento che il miracolo lo ha fatto qui nella nostra parrocchia, di un giovane che è caduto da quel palo, da quella rete di notte, ecco, fracassandosi la testa, e quindi è stato riconosciuto miracolo perché dopo tutta la comunità si è mossa a pregare, a chiedere questa guarigione, ed è qui adesso questo ragazzo, questo giovane sano e salvo, e per cui, ecco, lo sentiamo come patrono nostro, mediatore di grazia. È stato riconosciuto questo miracolo, però io ho spesso, quasi ogni giorno, qualcuno che mi racconta che sta ricevendo grazie particolari per sua intercessione. Al termine della celebrazione, la cassa è stata portata nella cappella parrocchiale da alcuni giovani di Azione Cattolica. Qui i medici hanno iniziato il lavoro per ripulire i resti del Toniolo, che serviranno a comporre le reliquie.